Ragazze, bentornate sul mio canale. Allora, oggi volevo farvi vedere i nuovi rossetti di Nabla, i Diva Crime, che mi sono arrivati ieri. E quindi è un prodotto che già mi è piaciuto moltissimo, l'ho già ovviamente testato tutto il giorno, ho fatto delle prove, dei test, e quindi volevo parlarvene. Allora, è una linea di rossetti opachi, la prima linea di rossetti opachi di Nabla. Sono già online, acquistabili sul loro sito. Ci sono 9 tonalità. Io ne ho ricevute 4 e le mie sono Paloma, Ombre Rose, Across the Universe e Rouge Mon Amour. Allora, i rossettini hanno un prezzo di 12,90 euro, però al momento li trovate scontati a 10,96 euro e trovo che sia comunque un ottimo prezzo per un rossetto, soprattutto per questa qualità. Cominciamo subito. Una delle cose che mi piace di più è sicuramente il packaging, perché è molto piccolo e lo trovo davvero comodissimo da portarsi dietro. Vi faccio vedere. Ad esempio, con un rossettino MAC comparato, vedete, non c'è una differenza esorbitante, però è comunque più piccolino. Ciò non toglie che abbia una quantità di prodotto del tutto normale, se non addirittura molto più abbondante rispetto a alcuni rossetti che ho io a casa con cui ho fatto una prova. Quindi, il primo colore che vi faccio vedere ce l'ho subito su ed è Ombre Rose. E sul sito è descritto come un rosa antico mauve con un sottotono neutro. Ve lo faccio vedere. Ed effettivamente sono pienamente d'accordo, perché è proprio un bellissimo rosa antico, quindi davvero si adatta a tutta qualsiasi look. È portabilissimo, e trovo che sia un colore davvero sofisticato ed elegante. Ed è questo qua. È uno dei miei colori preferiti, soprattutto per chi vuole un colore nudo, ma non vuole un colore smorto. Ad esempio, io non sono assolutamente un amante dei nude, nel senso che sono talmente pallida che mi appiattiscono i tratti. Quindi, se voglio comunque applicare un nudo, voglio che abbia una punta di colore. Allora, cosa vi dico? La formula mi piace tantissimo. Inizialmente è un po' particolare, nel senso che appena li applicate sono molto molto morbidi, come un normalissimo rossetto cremoso. Dopo qualche minuto si fissano e si asciugano in un certo senso, diventando appunto opachi. Infatti, appena li ho applicati inizialmente, ho detto: "Oddio, non sono per niente opachi", nel senso che per me l'opaco vero è tipo Russian Red, cioè proprio quei rossetti quasi un po' duri, no? Che però poi una volta applicati non si muovono e non sbavano. Mentre questi all'inizio non sono per niente così, infatti ho detto: "Oddio, no, un rossetto normalissimo". Invece si asciuga e rimane molto molto bene, diventando appunto opaco. Allo stesso tempo però non diventa per niente secco. Resiste benissimo anche ai pasti. Logicamente non è una tinta, quindi non rimane perfetto, però resiste molto bene, basta davvero un piccolissimo ritocco. Adesso vi faccio vedere gli altri 3 colori. Allora, eccoci qui con la seconda tonalità che vi faccio vedere, che è Paloma. Paloma è descritta dal sito come un rosa biscotto pescato, sto guardando i miei appunti. Ed effettivamente anche qui è assolutamente una descrizione azzeccata, nel senso che non è assolutamente il mio colore preferito, sono sicura che sarete d'accordo, non penso che mi doni particolarmente, è proprio un colore che non mi piace, però anche qui il rossetto comunque ha una qualità grandiosa, quindi se cercate un nude, un pesca, sicuramente se avete colori molto più caldi dei miei, va benissimo, una carnagione mediterranea, può piacervi magari di più. Me lo faccio vedere un po' più da vicino. Ve lo faccio vedere anche dallo stick, sperando che si capisca bene. Sì, però i colori sono abbastanza fedeli, quindi questo qui è sicuramente uno dei miei colori preferiti, questo fucsia spettacolare ed è Across the Universe. Guardate che meraviglia! E il sito lo descrive come un fucsia con sottotono freddo. Anche qui sono assolutamente d'accordo, ve lo faccio vedere. Un conto, io trovo che sia molto più difficile adattare i nude, davvero se non si sta attenti al sottotono, ma i colori accesi, sinceramente, io me ne sbatto altamente. Se mi piace, me lo metto freddo, caldo, neutro che sia. Comunque ve lo faccio vedere, voi vedete che io sono molto chiara, con capelli quasi neri.
Ma è bellissimo. Un'altra cosa importantissima che ho notato è che non c'è, perlomeno io ho provato solo quattro colori, quindi non ve lo posso dire al 100%, però non c'è differenza tra le colorazioni. Sapete che molto spesso un unico prodotto in varie tonalità presenta delle caratteristiche diverse, mentre questo, che sia nudo, che sia chiaro, che sia scuro, sono tutti pigmentatissimi e molto intensi come rossetti. Ultimo ma non ultimo, Rouge Mon Amour, quindi il rosso della linea, che ce n'è anche un altro, questo qui lo definirei proprio un rosso classico e viene descritto da loro come un rosso a base blu. Io in realtà non sono d'accordissimo con questa descrizione, nel senso che vi faccio vedere la comparazione con Russian Red, che secondo me è il rosso per eccellenza, e questo è Rouge Mon Amour. E Rouge Mon Amour ha decisamente una punta di rosa all'interno, però diciamo che è tanto anche, non lo so, ho visione personale, non so come descriverla. Trovo, non lo trovo così blu su di me, almeno. Anche questo qui, bellissimo, vellutato, bellissima pigmentazione, un colore vivace, proprio bellissimo, bellissimo. E comunque io rimango sempre dell'idea che i rossi, veramente, a meno che non siano particolarmente tendenti al viola o particolarmente aranciati, potete star tranquille. Io questo comunque, che sia più o meno rosa, lo considero davvero un ottimo tono di rosso abbastanza neutro. Quindi se volete lanciarvi, è davvero molto bello. Nabla, dove la potete acquistare? Sicuramente online dal loro sito ufficiale. Per le ragazze che abitano a Torino o provincia o avete modo di farvi una bella gita a Torino, vi consiglio sicuramente l'erboristeria barra bioprofumeria della mia amica Valeria, cioè Melissa Erboristeria. Vi lascio comunque tutti i link qui sotto nell'info box, dove troverete appunto Valeria e anche Chicca, che sono due mie care amiche, due ragazze bravissime, assolutamente ferrate, e quindi se volete andare da loro sicuramente trovate un ambiente spettacolare. Tantissimi trucchi, trovate sicuramente i tester, quindi potete vederli dal vivo se non siete convinte, e sono sicura che Chicca potrà sicuramente darvi un aiuto se non siete sicure magari sul tono, se volete provarli. Lei se ne intende davvero tantissimo, quindi sicuramente vi inquadrerà e saprà darvi un consiglio sicuramente ottimale. Anche lei è una YouTuber, quindi vi lascio il link del suo canale qui sotto, così potete conoscerla. E niente, ragazze, spero che questo piccolo video vi sia piaciuto, vi abbia fatto vedere le tonalità. Ditemi se li avete già acquistati, cosa avete acquistato, siete rimaste contente, insomma, fatemi un pochettino sapere cosa ne pensate voi di questi rossetti. E ci vediamo al prossimo video, allora, ciao!